Di cosa è morto Boris Berezovsky? È stato davvero un suicidio? Ancora incerte le cause del decesso dell'oligarca russo da tempo in Gran Bretagna, dove si era rifugiato dopo aver sfidato Vladimir Putin. La stessa polizia, che ha ritrovato il corpo nel bagno della sua casa di Ascot nel Berkshire, ha definito la morte inspiegabile. Nessun'arma, nessuna pillola, ma all'ipotesi di suicidio ci credono in pochi. Di certo c'è solo che Berezovsky, che aveva fatto fortuna negli anni della Russia di Boris Yeltsin, era rovinato. A fine gennaio la Corte Suprema di Londra aveva congelato i suoi beni per 200 milioni di sterline su richiesta dell'ex convivente Yelena Gorbunova, che chiedeva 5 milioni di sterline. Un altro colpo durissimo dopo la sconfitta, l'anno scorso, in una causa miliardaria contro Roman Abramovich, il padrone del Chelsea, che da ex amico gli aveva voltato le spalle. Sometimes I have this impression. What's your message to Mr. Abramovich?